Vede, se oggi dovessi dare un titolo al mio intervento, direi, lo chiamerei Voce di Popolo. E devo raccontarle, Presidente Conte, un fatto che la riguarda, che qualche giorno fa mi è capitato. Un mio amico che ha una piccola azienda ittica, lui esce il pomeriggio, cala le reti, la mattina successiva porta il pescato in porto. Quindi uno di quei cittadini italiani che sa sulla propria pelle quali sono le scelte sbagliate, no? Sulla pesca, su questa roba lì. Questo mio amico, l'altro giorno, arrivando col suo pescato al porto, mi chiede sempre, senatore, come va? Qual è la situazione a Roma? Io cerco sempre di spiegare, sì, un momento difficile, ma sai, stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ideali per i cittadini. E lui mi dice, senatore, a voi sapere qual è la verità? Senatore, la vuoi sapere qual è la verità? Chi si vuole fare cari racconti, un Movimento 5 Stelle, spendere i soldi, questi vogliono fare cadere Conte, il Movimento 5 Stelle, per spenderli ora i soldi. Dici a Conte di ir avanti, un sava girare in arre, perché il popolo non è fissa, lui ha dietro il popolo. Digli a Conte di andare avanti e non girarsi, non voltarsi indietro, perché dietro il popolo ha capito il prezioso lavoro che lei sta facendo. Quindi a lei, Presidente Conte, do anche la mia personale, ma quella di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, solidarietà anche per gli indegni attacchi che in questi giorni stanno colpendo lei e le persone magari vicine a lei. Quindi vada avanti, Presidente, non si volti indietro.